questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare sotto questo sole rossi col fiatone. Neanche da bere sotto questo sole. Giro d'Italia di Ischia, sogno o realtà? Iniziava così il nostro servizio di ieri. Nella tarda mattinata di oggi se ne è parlato con termini concreti nella sala consiliare del comune di Ischia. A fare gli onori di casa, il consigliere comunale Gianluca Trani, che con l'ausilio di alcune slide preparate da Roberto Albano, ha spiegato ai presenti i benefici e l'importanza del progetto. Un progetto realmente speciale per l'intera isola, perché serve un bilancio economico per il nostro turismo notevole, perché come possiamo dopo notare anche dalle slide messe a disposizione da Roberto Albano, il Giro d'Italia debba girare per 4 continenti e per 168 nazioni, quindi si avrebbe un eco internazionale di notevole importanza. Oggi quindi abbiamo preso contatti con gli organizzatori del Giro d'Italia, i quali sono rimasti molto entusiasti del nostro territorio, delle bellezze dell'intera isola di Ischia, dove con molto entusiasmo loro vogliono portare la tappa sul giro qui sull'isola e nel sopralluogo che noi abbiamo effettuato sul nostro territorio loro riscontravano la possibilità, visto che loro sono i tecnici, di girare su una crona squadre per Ischia Frosinone, che interessava quindi i quattro comuni: Ischia, Casamicciola, Laccamino e Frosinone. Oggi non ci dobbiamo far sfuggire questa opportunità che abbiamo, quindi diamo tutte le forze economiche, innanzitutto dagli albergatori agli imprenditori, ai commercianti, agli enti locali, quindi di non perdere questa opportunità che noi abbiamo. E dopo questa riunione già vi annuncio che noi chiameremo gli organizzatori per vedere, visto che in contemporanea sta facendo anche una riunione con loro, quel di Milano, cosa stanno decidendo dopo che hanno raccolto tutti i dati della logistici del nostro comune, visto che chiedevano, oltre la disponibilità del territorio, la disponibilità anche logistica delle navi. Ad eccezione di Antonio Monti, assessore allo sport e al turismo del comune di Laccoameno, la classe politica è stata la grande assente dell'evento. Presenti invece gli organi di informazione, i ciclisti con un Michele Scotto da Busco ricco di idee e di suggerimenti ed alcuni imprenditori, tra i quali Franco Di Costanzo. L'albergatore ha mostrato interesse per il progetto, proponendo di reperire in un primo momento contributi da regione, province e comuni ed in seguito rivolgersi alla classe imprenditoriale, che da sola, secondo il Di Costanzo, non sborserebbe in tale momento la cifra necessaria per chiudere l'operazione. Per il Presidente dell'Associazione Albergatori, per noi può essere un fatto positivo, mi sembra una cifra un po' rilevante, però diciamo che alla fine si potrebbero trovare dei compromessi, forse nelle categorie. Uno scambio merce, potremmo dare per 8,20, potremmo dare le gente, non lo so, adesso ovviamente dobbiamo lavorare un pochino più sul progetto, sul progetto finale e poi dopo trovare tutte qua. Sicuramente sarà una buona occasione di notorietà per l'isola di Ischia, però non ci facciamo oltre certe situazioni di illusione. L'isola di Ischia ha bisogno di ben altri interventi continuativi, poi in termini naturalmente turistici e in termini di massicci di pubblicità. No, iniziamo con questo. Previsto. Ben venga anche questa iniziativa, tra l'altro mi sembra che dovrebbe iniziare all'inizio di maggio. Sì, 5 maggio. Esatto, 5 maggio, perciò secondo me è da andare avanti, poi salvo verificare naturalmente tutte le varie condizioni che ci verranno proposte. Nei prossimi giorni avremo qualche notizia più precisa, anche perché gli organizzatori hanno tempo solo fino al 25 giugno per realizzare il loro grande sogno di vedere Ischia, protagonista delle due ruote.